The New Stories. La tua informazione libera. Se vogliamo interpretare quanto accaduto sabato come un'intelligente mossa televisiva, possiamo dire che Serena Bortone è riuscita a dominare la scena. La conduttrice non solo ha imposto l'agenda politica della giornata, ma la vicenda dell'intervento di Antonio Scurati sul 25 aprile nel suo programma, bloccato dalla Rai poche ore prima della messa in onda, ha avuto un effetto boomerang prevedibile, che ha attirato una significativa attenzione sul programma di Rai 3, che è iniziato proprio con la lettura del testo censurato da parte della conduttrice. Questo è stato il tema principale della giornata, con un notevole aumento degli ascolti, che è passato dai 582.000 spettatori con il 3.4% di share del 13 aprile, agli 899.000 spettatori con il 4.9% di share. Tuttavia, quanto accaduto ieri va al di là della televisione e le reazioni della giornata, discusse anche dai principali esponenti politici del paese, inclusa la premier Giorgia Meloni, dimostrano che il blocco dell'intervista di Scurati si è trasformato in un caso nazionale, che ha causato grande scompiglio nella maggioranza e a Viale Mazzini. L'amministratore delegato Roberto Sergio ha dichiarato alla stampa: «Nessuno mi ha informato dello stop al monologo scritto da Scurati», aggiungendo di aver appreso della questione dai post sui social media della giornalista Serena Bortone. Sergio ritiene che si sarebbe dovuto agire diversamente, anche se sembra condividere la versione ufficiale dell'azienda, sostenuta anche da Giorgia Meloni, aggiungendo: «Possiamo discutere sulla richiesta di 1.800 euro per un minuto in trasmissione, se fosse eccessiva o meno o non in linea con gli standard RAI, e quindi anche eticamente inaccettabile, ma certamente non avrei censurato. Avrei mandato in onda l'intervista e avrei chiesto a Serena Bortone, nel caso fosse stato necessario, di riequilibrare il contenuto in base alla normativa sulla par condicio».Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.